prendere l'acqua, ormai. Vai, vai, tranquilla. Io intanto introduco la puntata senza No, vabbè. problemi. Allora, benvenuti a tutti. Siamo qui anche questa sera con una delle puntate della nostra serie che continua. Ne parliamo con questa sera ne parliamo con Azzurra, dei giovani coordinatrice della Regione Lazio, dei giovani di Federcaccia, e con la Buonasera. dottoressa Giulia Corsini, che è l'ospite della serata. Sarà una puntata un po' anomala, diciamo, da un punto di vista, perché non tratteremo prettamente di caccia, non parleremo per la prima volta, mi pare, forse con un ospite che è un cacciatore, perché Giulia è una veterinaria ma non va a caccia. E nonostante ciò, è l'ospite ideale per continuare la fila di puntate, di quest'anno, che trattano come filo conduttore della comunicazione. Lei è una dottoressa che è molto attiva anche sui social, che ha scritto un libro di cui dopo parleremo e che quindi si impegna attivamente nella comunicazione, nella divulgazione di quella che è la gestione faunistica in generale e che quindi questa sera cercheremo di trattare, che è un tema comunque strettamente legato all'attività venatoria e che anche noi cerchiamo di portare avanti, quindi è interessante vedere come poter, da vari punti di vista, noi per il mondo venatorio, lei nel suo lavoro e chi gestisce la fauna in generale, capire come comunicare alcuni aspetti, perché si vede, soprattutto sui social, ma anche nella realtà, che c'è della difficoltà di dialogo con chi la pensa in maniera diversa, per quanto si cerchi un punto di incontro. E lascio, Giulia presentarsi da sola. Lei è una nostra concittadina, ma è trasferita in Inghilterra. La ringraziamo doppiamente per essere qui questa sera perché viene da un'influenza, quindi è stata KO in questi giorni. La ringraziamo per lo sforzo e così abbiamo evitato di dover rimandare tutto. Quindi grazie Giulia e lascio pure a te introdurti e poi anche Azzurra. Bene, allora io mi chiamo Giulia Corsini e sono una veterinaria che si occupa di emergency critical care, quindi lavoro di notte e faccio emergenze e pronto soccorso. E lavoro in Inghilterra da ormai non so quanti anni, non ho intenzione di tornare a lavorare in Italia perché le condizioni di lavoro in Inghilterra sono molto migliori. E le condizioni di lavoro in Inghilterra mi danno anche abbastanza libertà, per cui ho anche scritto un libro che si chiama Salvare gli animali. Il titolo può sembrare fuorviante, però in realtà non è, come dire, come si potrebbe intendere o come potrebbero intendere i miei amici detrattori che da un paio di giorni mi impestano la bacheca con insulti vari, nel senso vegano, antispecista del termine. Ma si occupa della relazione uomo-animale e analizza il concetto di salvare secondo varie prospettive. Benissimo, Giulia. Cominciamo, Azzurra, se vuoi introdurti tu e poi possiamo cominciare Sì. con qualche domanda. Sì, buonasera a tutti. Ecco, io sono Azzurra Rosati, sono il coordinatore dei giovani Federcaccia per il Lazio e ringrazio Marco e la dottoressa Giulia Corsini per questa diretta e per quelle che abbiamo già fatto e che verranno, un motivo di vanto per noi giovani perché così riusciamo ad essere vicini ai nostri amici cacciatori per informarvi sul nostro mondo e questa sera anche con l'aiuto della dottoressa anche del mondo quello che ci ostacola un pochino. Posso partire a fare una domanda alla dottoressa Marco? Assolutamente. Cosa vuol dire essere un veterinario nel 2024? È una domanda un po' difficile. Dipende quale veterinario, perché Dipende. l'unica figura che viene riconosciuta dal grande pubblico è il veterinario di piccoli animali, però nessuno sa che in realtà il veterinario fa tante cose. Si occupa, per esempio, di sicurezza e salute degli alimenti. Ci sono i veterinari che lavorano nel settore zootecnico, gli animali che si occupano del welfare, anche di nuovo negli allevamenti o nei laboratori di ricerca. Siamo un po' dappertutto, ci sono i veterinari ispettori che fanno anche controlli dei trasporti, degli animali. E il veterinario anche è una figura chiave nel concetto di One Health, che vuol dire una salute.
poiché la salute animale, la salute umana e la salute ambientale sono interconnesse. Sembra quasi che siamo gli unici, come dire, che propongono e spingono per questo concetto importantissimo. Noto invece questa cosa molto meno rilanciata da altre figure che potrebbero essere chiave in questo concetto, per esempio, nell'ambito della medicina umana. E secondo me, soprattutto nel futuro, adesso devio un po', però ci tengo molto a questo concetto perché è un mondo globalizzato in cui, diciamo, è un mondo unito, in cui non esistono più in un certo senso i confini, e quindi stiamo assistendo a un emergere di pandemie umane, animali, per esempio la peste suina africana che voi conoscete sicuramente. Purtroppo sì. E quindi poi ci sono anche panfitopatie, ovvero malattie delle piante. Questo è dovuto al fatto che noi umani ci spostiamo un sacco e portiamo in giro con noi le malattie. E quindi in un mondo unito tutte le figure professionali dovrebbero essere unite. Però purtroppo questo concetto fa ancora fatica a emergere, così come la figura di un veterinario che non è solo quella dei piccoli animali. Capisco, grazie. E come cambia essere un veterinario in Italia o in Inghilterra? Diceva Marco che sei in Inghilterra. Beh, allora innanzitutto in termini di salario, il salario in Inghilterra è molto più alto e in termini di... qui esiste un concetto che viene chiamato work-life balance, che non è tanto sviluppato in Italia, per cui sapendo che comunque il lavoro di notte ha un certo impatto sulla salute, si è visto per esempio che in generale non solo i veterinari, ma la gente che lavora di notte ha un'aspettativa di vita inferiore ed è molto più prone a malattie e altri problemi, si è deciso di dare più tempo off, cioè più libertà, cioè Riposo. tu magari lavori una settimana sì e due no, una settimana sì e tre no, e quindi diciamo che è una buona qualità della vita per accettare un lavoro così. In Italia invece, da quel che ho visto, esistono ancora pattern misti, ovvero ci sono persone che lavorano sia di giorno che di notte, non ci sono così tante settimane off work e quindi ha un effetto dal punto di vista della salute fisica e mentale non da poco ed è una cosa che dovrebbe essere secondo me considerata. E poi mi piace molto l'Inghilterra a livello organizzativo, nel senso che qui se tu hai un'emergenza un veterinario lo trovi sempre perché le cliniche sono obbligate a fornire un numero di veterinari reperibili, non è che bisogna andare a chiamare e sperare che il veterinario risponda, c'è sempre qualcuno. Se tu hai un veterinario che magari lavora solo di giorno, se tu lo chiami di notte, il numero ti manda alla clinica che copre le sue emergenze di notte. E poi c'è molto interesse nel concetto di evidence-based medicine, per cui per esempio Royal College è nostro, è tipo l'AFNOVI però inglese. E il nostro ordine professionale ha preso delle posizioni forti contro l'omeopatia, dicendo che non è scientifica, cosa che in Italia diciamo non la vedo molto Capisco. fattibile. E quindi c'è una promozione costante dell'aggiornamento continuo e soprattutto del rispetto dell'evidence-based medicine e anche delle figure formate, più formate in tale ambito. E per cui se tu metti che le tue competenze a un certo punto sono limitate o il tuo equipment è limitato, e devi riferire il caso. Per esempio, se hai, cioè devi dare la, come dire, possibilità al proprietario di avere l'accesso alle migliori cure possibili. Per cui metti che hai un cane con un problema spinale, tu devi proporre e di riferirlo a una clinica dove può fare advanced imaging e andare a fondo per risolvere il problema. Ok. Un approccio decisamente diverso, mi pare di capire, da quello italiano. Tra l'altro, la figura del veterinario è comunque una figura vicina, insomma, al nostro mondo, perché noi,
i cacciatori hanno tanti animali spesso, che siano cani, che siano, nel mio caso, per esempio, uccelli da richiamo, quindi è una figura che conosciamo bene ed è interessante vedere anche questi tipi di differenze. E sicuramente c'è una grande differenza tra, diciamo, le grandi cittadine e la campagna inglese, immagino, come qua, e magari in centro città il veterinario è identificato come quello che cura cani e gatti, e poi però in realtà c'è un grande mondo che è quello degli allevamenti, quindi sicuramente c'è un abisso da questo punto di vista nella percezione delle persone che identificano la figura del veterinario. In ogni caso, prima di arrivare al tuo libro, io personalmente ho conosciuto, tra virgolette, Giulia Corsini grazie a Facebook, quindi noi non ci conosciamo personalmente, è la prima volta che ci incontriamo, però l'ho sempre seguita come un'amica virtuale, diciamo, su Facebook, e appunto perché non si è mai nascosta nell'esprimere le sue idee in maniera scientifica. Siccome noi è un aspetto, quello dei social, che curiamo molto e sul quale cerchiamo di riflettere molto spesso, e ci daresti un po' la tua visione, la tua esperienza, che spesso è anche negativa perché vieni fortemente attaccata, del trattare temi faunistici sui social? È effettivamente una, diciamo, una piattaforma utile, oppure non c'è speranza? Ecco. No, è una piattaforma utile, e bisogna ricordarsi che non esiste pubblicità negativa. Tutta questa gente che viene a criticare è gente che aumenta il traffico e quindi aumenta le interazioni del post. Quindi se tu sai usare sta gente nel modo opportuno, ovvero ogni tanto rispondi in maniera sempre educata, perché comunque li stai usando per promuovere la tua pagina, quindi sempre rispettosi, e si risponde educatamente e si esprimono le proprie opinioni. Certo, devo ammettere che certe volte sono... È difficile. Come? È difficile. No, certe volte mi viene da far battute, perché è più forte di me, però in linea di massima cerco di rimanere tranquilla. No, infatti è una pazienza infinita, anche un'ironia apprezzabile, spesse volte, però effettivamente anche noi ci troviamo a chiederci quanto sia efficace trattare certi temi, perché al di là del tempo che porta via continuare a rispondere, ma io mi riferisco anche allo stesso mondo venatorio, perché non solo ci sono i detrattori della caccia in generale, però anche all'interno del mondo venatorio spesso, non so, si parla del lancio dei fagiani, chi è pro, chi è contro una caccia invece che l'altra, quindi trovarsi a dover spiegare temi complicati e della gestione faunistica in generale non è sicuramente facile. Secondo me non bisogna assolutamente mollare. Poi onestamente, se devo essere sincera, sembra che la comunicazione sulla gestione faunistica sia abbastanza limitata su molti aspetti, nel senso che è una cosa che spesso rimane per la gente del settore, ben fatta per chi è del settore e per gli esperti e tutto, ma per la gente comune esiste un mega gap che secondo me dovrebbe essere colmato. Vero, sì. Lo farete voi, immagino. Noi ci proviamo. Ci stiamo provando. Effettivamente sentivo, mi interessa un po' della gestione dei social, che le due cose che funzionano meglio per attirare follower sono bambini e animali, quindi gatti, gattini, cose così. Però in contrasto a questa effettiva abbondanza di gatti e animali sui social, d'altra parte c'è un scarsissimo livello culturale di gestione faunistica in generale. Quindi c'è questa dicotomia all'interno dei social molto forte. E negli ultimi anni stanno nascendo anche delle, magari grazie alla fotografia, grazie a qualche divulgatore scientifico, stanno nascendo delle pagine anche interessanti. E sicuramente, come succede nel tuo caso, parlare normalmente è quasi impossibile. Insomma, si va sempre a scontrarsi su questa polarizzazione, no, che abbiamo messo anche nel nostro titolo, è quasi inevitabile. Rimane un tema tra i più caldi, lo vediamo anche a livello politico, quando si tratta di animali, soprattutto in Italia, ecco, non sappiamo se magari in Inghilterra è la stessa cosa, ma veramente diventa un tema divisivo, ecco, quindi non è facile. Vi riporto
Se si parte da una condizione di svantaggio, una domanda specifica in questo caso. Una domanda troppo specifica a cui onestamente non so rispondere. Considera che io comunque lavoro in città, non è che vedo animali, non vedo cani da caccia, quindi non posso rispondere a questa domanda. In generale vedi delle differenze sul trattamento dei cani, magari? Cioè, perché da noi si vede di tutto, no? Il passeggino, le signore con la borsetta. Ah, ma il passeggino c'è anche qua, purtroppo. Alla fine, comunque, in molti contesti i cani stanno diventando i surrogati dei figli. Tant'è che appunto si spinge, e di questo parlo anche nel libro, per queste razze cosiddette brachicefaliche col muso schiacciato, che ricordano molto gli infanti umani, perché siamo attirati da queste caratteristiche che vengono definite neoteniche, tant'è che erano state descritte da Lorenz oramai tempo fa, e quindi siamo attratti da teste tonde, occhi rotondi, grandi, questi movimenti un po', come dire, traballanti. E adesso c'è questo problema che ho visto esplodere in Inghilterra, di questa passione per queste razze che comunque non riescono a respirare bene per via di queste caratteristiche anatomiche, sono sofferenti. Però adesso che noi abbiamo fatto, come dire, campagna, perché noi veterinari facciamo campagna martellante sui problemi di salute di queste razze, c'è stato un calo di acquisto di queste razze del 20%, quindi abbastanza bene. Invece in Italia non mi sembra che stiano calando e non mi sembra che ci sia una comunicazione così martellante sulla questione. No, assolutamente no. Per niente. È una moda che è arrivata anche qui. E effettivamente, poi in questo caso si parla di problemi di respirazione, ma pensiamo al labrador, pensiamo al pastore tedesco, sono anche diventati dei problemi posturali in altri casi. Questo quindi... del pastore tedesco è un problema presente in Italia, ma non in Inghilterra, perché in Inghilterra è stato selezionato un altro tipo di groppa, non è così scesa come quello in Italia, no? Quindi ci sono standard diversi e quindi non vediamo problemi di questo tipo. Allora, passando, non so se si vede Beciollo, momento marchetta, tra virgolette. Si vede. Io l'ho preso già appena uscito, un paio di mesi fa può essere. Andraio. Sì, che ha scritto Giulia e che ci permette di affrontare alcuni temi. All'interno di ogni capitolo hai cercato, correggimi se sbaglio, di affrontare varie tematiche legate alla gestione faunistica. Comincerei con una prima tematica sulla quale ho visto che ti sei spesa molte volte a favore, che è un'altra tematica che crea spesso divisione, che è quella degli zoo. Quindi qual è l'utilità effettiva degli zoo, che puoi raccontarci della tua esperienza e che spesso non viene riconosciuta sempre da questi detrattori famosi? In realtà il capitolo dello zoo rientra su un'indagine dell'uomo, perché come diceva adesso c'è Sparta, come ha detto, che in realtà la fonte è un'altra, è Le Bon. L'uomo nelle collezioni guarda sempre in fondo a se stesso, e quindi siccome in questa, come dire, guida nello zoo storico di Roma avevo il grandissimo Spartaco che non osserva solo animali ma anche persone, speravo di cercare, come dire, il famoso denominatore comune. E la cosa che è emersa è, perché ci sono ovviamente vari tipi di architettura che riflettono anche la posizione che gli animali avevano. È interessante questo passaggio degli anni, come sono cambiati un po' gli zoo. Vedevo che una volta lo spiegavi. Sì, ci sono degli argomenti che sono, come dire, ricorrenti. Per esempio, prima dello zoo c'erano le menagerie, che sono delle collezioni normalmente di aristocratici, re, che sono la rappresentazione dell'animale come potere. La collezione diventa una rappresentazione del potere di chi possiede la collezione, che è una cosa che poi ritroviamo negli zoo, che
riprendono l'architettura coloniale. Infatti lo zoo di Roma, quando ha ripreso l'architettura coloniale, è stato sotto il fascismo, c'erano animali che hanno ripreso di nuovo questo concetto di espressione, di potere. E quindi la cosa divertente è che Mussolini spacciava certi animali per colonie italiane quando alla fine non erano originari di quelle zone, no? E poi c'è anche il concetto dello zoo senza gabbie, che sono chiamati panorami di Hagenbach. E quando è nato lo zoo di Roma è stato il secondo zoo costruito da Hagenbach, che era un... come si dice, commerciante di animali e un addestratore circense, e lui ha creato il concetto dello zoo senza gabbie, ovvero lui voleva ricreare per gli animali quello che c'era in natura, e quindi metteva gli animali in una maniera che sembrassero nel loro ambiente naturale. Quindi senza gabbie si avvaleva dei fossati tramite l'addestramento. Lui peraltro ha introdotto l'addestramento gentile. Se voi vedete per esempio qualche spettacolo circense, certe volte dicono delle parole in tedesco, penso tipo Anplatz, immagino che siano storicamente, questa è la mia ipotesi, legate all'addestramento gentile di Hagenbach. Lui praticamente, addestrando gli animali, calcolava quanto potessero saltare in alto per creare fossati in modo che gli animali ovviamente non scappassero, non essendoci delle gabbie. E il concetto dello zoo senza gabbie che fa abbastanza ridere, perché l'ha creato comunque un circense, e adesso lo ripropongono gli animalisti, perché non vogliono che gli animali siano, come dire, in gabbia, no? E quindi ci sono dei concetti che si ripetono storicamente. E la cosa interessante è il fatto che noi ci ripetiamo è dovuto al fatto che abbiamo la memoria corta. Dimentichiamo il passato e quindi ripetiamo gli stessi errori o le stesse cose, credendo che siano rivoluzionarie. E l'audio? Ah, sei senza audio, Marco. Scusatemi, che c'avevo il cane che aveva cominciato a abbaiare a proposito di bestie. E, a che punto siamo adesso con gli zoo, quindi? Adesso rientrano nel concetto di conservazione, e in particolar modo la conservazione ex situ, ovvero c'è il concetto della cosiddetta arca di Noè, in cui si cerca di preservare animali che magari anche sono estinti in natura, negli zoo, e poi c'è anche un ruolo di educazione del pubblico, e comunque vedere un animale reale è diverso rispetto a vederlo in un documentario. Sono gli altri vituperati sensi, per esempio l'olfatto, il suono, come dire, nella realtà è diverso, e come si comporta un animale nella realtà è diverso rispetto a quello che fanno vedere nei documentari, che magari si concentrano solo su certe scene d'azione, e quindi educazione e conservazione. Poi ovviamente esistono delle problematiche, per esempio per quanto riguarda la conservazione si tende ad avere negli zoo sempre gli stessi animali, e magari ci sono animali che sono meno popolari ma che sarebbe bene cercare di conservare, che non vengono calcolati perché hanno meno appeal col pubblico. In merito a questo ti faccio una domanda: secondo te fin quando ha senso provare a conservare una specie nel mondo moderno? Partiamo dall'esempio da cui è nata la raffigurazione del WWF, no? L'esperienza del panda, per esempio, ma anche noi come Federcaccia, per esempio, abbiamo partecipato più che altro come comunicazione per l'antibracconaggio a Libis Eremita, al progetto Libis Eremita. E qua, a volte ci sono dei progetti, sicuramente pensiamo alla lince che attualmente viene reintrodotta, che possono avere un senso e sicuramente avranno successo. E in altri casi ci si domanda se effettivamente abbia senso investire tempo e denaro in certi animali che per X motivi sono giunti all'estinzione. Quindi come si fa a capire quando ha senso investire in termini conservazionistici? Bah, difficile fare un calcolo di questo tipo, è una domanda molto complessa. Dipende dal valore che si considera avere una determinata specie, e questo
valore dipende da numerosi fattori, quindi è difficile fare una stima. Sicuramente è difficile anche il discorso di come reintrodurre in certi contesti naturali degli animali, perché si ovviamente viene fatto male, si rischia solo che degli animali muoiano. Tant'è che infatti quando ci sono delle realtà che vogliono per esempio chiudere gli zoo e prendere questi animali che sono all'interno dello zoo e dicono di liberarli in natura, questo significherebbe per esempio condannarli a morte, perché comunque devono, per preparare un animale al suo ambiente naturale bisogna, come dire, dargli degli strumenti per poter vivere in quell'ambiente, cosa che spesso ovviamente negli zoo manca. D'altronde, adesso per fare esempi banali, se mai visto, e non penso si potrà mai vedere, come dire, fenomeni di predazione all'interno di uno zoo, immagino che anche le famigliole potrebbero essere sconvolte se vedessero dei leoni predare una zebra all'interno di uno zoo. Certo. È un esempio veramente banale, però. Sì, la mia considerazione è che mi sembra che molto spesso vogliamo fare una fotografia del mondo attuale e conservarlo così com'è. Non accettiamo una possibile evoluzione, e anche laddove ci sono gli animali in difficoltà, invece che concentrarsi magari sugli habitat, che forse sarebbe la cosa più utile, che magari non salverà quella specie specifica, ma aiuterà tantissime altre, vogliamo a tutti i costi, anche perché è più facile economicamente, probabilmente, come a livello sanitario, salvaguardare per forza quella specie lì, dove a volte non ha più senso. Ecco. Quindi questo è un approccio da cambiare a livello generale. Non penso che abbia senso dire che sia più facile economicamente, penso che in generale gli sforzi per conservare siano generalmente, come dire, costosi, e quindi questo è un discorso abbastanza complesso, ma se vogliamo fare degli esempi che vanno adesso al di fuori dello zoo, perché io mi sono occupata nel libro anche di, più che di specie, di una razza che era in via d'estinzione, che era quella della mora romagnola, mm-hmm. Di cui ovviamente ho parlato anche sui social, e col senno di poi preservare la razza ne valse la pena. Erano rimasti pochissimi esemplari, si parla di credo 2 adulti e 5 o 6 suinetti, che aveva questo allevatore che si chiamava Mario Lazzari, che era un signore cieco, che però riconosceva i suini dal suono che facevano, era incredibile. E quindi c'è stato questo prof, di cui non si parla abbastanza, ma ha fatto secondo me un bellissimo lavoro, che si chiama Riccardo Fortina, che ha recuperato la razza anche con particolari incroci di ritorno per evitare appunto l'eccessiva consanguinità. E quindi sì, ne è valsa la pena, però purtroppo alle volte lo sai dopo, non puoi sempre saperlo prima, e così come tutte le razze rustiche che stiamo perdendo, cioè il valore di quelle razze, come erano inserite nel territorio, il livello di rusticità che avevano, sono cose che adesso ci sogniamo, perché adesso per esempio, ormai parlo di zootecnia, ma gli animali da produzione che abbiamo adesso sono molto dipendenti dall'uomo in tutte le fasi del ciclo produttivo, e invece quelle razze erano specifiche per un determinato territorio. Abbiamo delle caratteristiche anatomiche di alcune razze che sono proprio abituate a un determinato territorio. Per esempio, c'era mio padre che mi parlava della vera vacca della razza rossa friulana, la vera pezzata rossa friulana, che era una vacca altissima, con le gambe lunghissime. Ho detto, mai vista una vacca così grande. Mi chiedo sempre se, perché nei nostri terreni comunque, che sono molto con pieni di dislivelli e buche, se una vacca di quel tipo riuscisse in qualche modo a sopravvivere in questo tipo di ambienti, perché il problema... Naturale.
problema è che quando andavo a vedere, per esempio, che li faceva i controlli ASL e quindi andava a controllare le vacche anche su per le montagne, il problema delle vacche al pascolo che ho notato, per esempio la bruna svizzera, eccetera, molto comune, però cadevano in certi fossi. E non so se magari la rossa friulana, essendo così diversa, muscolosa, e riusciva in qualche modo a cavarsela in questo tipo di terreno. Questo è un esempio, è un'ipotesi che mi sono fatta io. Però in generale le razze rustiche se la cavavano abbastanza bene nel loro ambiente. E il fatto è che noi adesso stiamo creando un sistema di produzione generale in cui sempre meno persone sono capaci di produrre cibo, e sempre più persone dipendono da tutto, e anche gli animali stessi dipendono in tutto per tutto dagli altri. E quindi quanto potrà reggere questo sistema? Un sistema destinato a reggere per sempre. E quindi lì capisci che il valore va considerato in base al contesto. Per esempio il valore delle razze rustiche è perché riuscivano ad arrangiarsi e a cavare il massimo da ambienti difficili, che è una cosa che è sempre, come dire, valida, può sempre tornare utile un giorno, perché non è detto che noi adesso con questo sistema produttivo sarà una cosa, come dire, che cioè, durerà per sempre, sì, non possiamo saperlo. Adesso viene chiamato abbiamo parlato degli ambienti, ma magari un giorno ci torneremo, sì. E quindi ci servirà una razza che adatta, sì. E il backup per le piante da frutto, per esempio, lo stesso, sì. Identico discorso. Sì, una cosa che mi ha fatto riflettere sulle piante da frutto, ho letto un libro bellissimo che mi ha suggerito mio amico Guglielmo, di cui parlo nel libro, che si chiama Il cibo come cultura, di Massimo Montanari, che parlava del fatto che, essendo che una volta noi eravamo, come dire, schiavi del tempo e dello spazio, bisognava cercare di avere una produzione alimentare per tutto l'anno, perché non esistevano i freezer, non esistevano tecniche di conservazione avanzate come adesso, e quindi c'erano dei ricchi che avevano varietà di mele che producevano tutto l'anno. Che è una cosa, quante varietà abbiamo perso? È una cosa incredibile. Assolutamente. Davvero. Scusa Giulia, tornando al libro, mi curiosiva sapere come mai all'inizio di ogni capitolo hai deciso e scelto di introdurlo con una poesia. Ah, no, ho messo un qualcosa che rappresenti in qualche modo il contenuto del capitolo. Ah, una poesia che richiama il contenuto, sì, che ci ricorda. Sì, più che una poesia, sì, tipo aforismi o cose che rappresentano a grandi linee il contenuto del capitolo, sono collegate con un discorso molto importante all'interno del capitolo. Ok. Per esempio ce n'è uno importante, che è una citazione di Ortega y Gasset, che nel capitolo di mia nonna, che lo ritengo che è il capitolo chiave del mio libro, perché spiega com'è, da cosa dipende la mia sensibilità, e che dice: io sono io la mia circostanza, ed è tratto da un saggio bellissimo che ha scritto, che si chiama Il dilemma del nostro tempo, che introduce il capitolo che parla della nonna. Sì, sono veramente belli e veramente centrati come scelta. E uno in particolare mi ha colpito, ovviamente nel mio caso, che è quello, il capitolo in cui tratti anche un po' il mondo venatorio, diciamo così, quello su caprioli, cervi, eccetera. Visto che insomma sei nostra ospite, ci racconti un po' questa tua esperienza, quali sono le tue conoscenze insomma legate al mondo venatorio, questa uscita con Alfonso che hai fatto, come ti sembra? Non so se ne hai avute altre in Italia e puoi paragonare, ma così facciamo due parole anche su questo aspetto. No, devo ammettere che in realtà la mia esperienza è molto limitata, e anche perché quando ho cominciato a voler investigare la questione poi c'è stato il Covid, quindi perché io volevo andare a vedere in realtà la caccia grossa in Africa, perché rientra in certi contesti nel concetto della conservazione. Però alla fine mi sono limitata all'esperienza che ho fatto poi in Inghilterra con Alfonso, e lui ha fatto questo tipo di caccia, di stalking nei confronti di capriolo,
come ti avevo detto, in Inghilterra il sistema venatorio è molto privatizzato, quindi è una sorta di anomalia rispetto al resto d'Europa. E quindi se un proprietario di un terreno, avendo poi visto che misure di dissuasione non sono praticabili o non hanno funzionato, e richiede poi a persone di magari ridurre la densità nel rispetto poi dei calendari venatori inglesi, che sono diversi, che sappia, da quelli italiani. Però ovviamente questo è un concetto molto tecnico, immagino che sapete rispondermi meglio voi di quanto possa rispondere meglio io sulla questione. La mia preoccupazione principale è sempre chiedere a chi si occupa del settore di introdurmi alla realtà, di spiegarmi tutto per bene, poi vedo anche di verificare quanto detto con altre fonti, sempre all'interno del settore, perché noi veterinari non siamo tuttologi. Certo, no, mi interessava capire tu magari da esterna, ecco, che prima avevi sentito parlare della caccia, poi effettivamente hai avuto un'esperienza, se hai notato delle differenze, se hai apprezzato qualcosa in particolare, magari, ecco, io ho letto chiaramente quella parte di... è comunque una persona sicuramente preparata, questo che lo conosco, quindi magari è riconosciuto effettivamente una certa professionalità, perché sì, è molto bravo. Veniamo spesso paragonati dei buzzurri, che magari in qualche caso, ne parlavamo la puntata scorsa, non siamo né cittadini di serie A né di serie Z, siamo persone come tutte le altre, ci sono bravi cacciatori, cattivi cacciatori, però effettivamente c'è una certa cultura del mondo venatorio, c'è una certa conoscenza che probabilmente hai ritrovato in questa persona, ecco. Sì, sicuramente l'attività di Alfonso anche si inseriva nell'ispezione delle carni, perché rientrava nel concetto della sorveglianza della tubercolosi bovina, e noi sappiamo che la caccia è molto importante per la sorveglianza delle malattie infettive. Per esempio adesso, più che la caccia... Con l'aria, per esempio. Come? Noi lo facciamo con la viaria, per esempio. Sì. Molte sì, le malattie adesso, degli ungulati classiche. Sì, sì, sta diventando un problema molto grande. E, sì, e quindi... E poi quello che mi interessava, sì, è l'eviscerazione della carcassa. Secondo me comunque imparare quante più cose possibili può sempre tornare utile un giorno. Magari sono disfattista, ma penso che l'eviscerazione come concetto sia molto importante. E metti che un giorno mi serva, ho imparato a farlo perché ho visto Alfonso. Assolutamente, quindi un'esperienza sicuramente interessante. E no, noi cerchiamo sia all'interno del mondo venatorio, abbiamo inventato come gruppo giovani una specie di Erasmus venatorio, ma ci piacerebbe un giorno allargarlo anche a persone esterne al mondo venatorio, proprio perché capiscano l'utilità che può avere l'attività venatoria. Magari anche Azzurra, che è più cacciatrice di ungulati di me, può raccontare la sua esperienza poi di qualche esempio simile. Sì, no, mi è venuto un sorriso quando Giulia ha detto ho imparato l'eviscerazione. Ecco, io che ho 3 figli, quando andiamo a caccia di solito e poi c'è da sistemare la carne, il cinghiale per esempio, anche il capriolo quando capita, con 3 figli io insomma li faccio venire per darci una mano, per vedere, per imparare, così gli raccontiamo cosa facciamo, le parti, quelle che togliamo, quelle anche per imparare ad onorare la carne e l'abbattimento della preda che facciamo, insomma, è importante, c'ha ragione, apposta prima ha sorriso quando ha detto ho imparato l'eviscerazione. Sì. Anche noi cerchiamo di trasmetterglielo da piccoli, ecco. Ecco, anche un concetto che era emerso era il concetto di onorare la carcassa, ed è un concetto di cui avevo parlato. Importante. Ah, Giuliano, ecco, Giuliano è uno che ne sa, l'hai provato a intervistare lui? No, non ancora. Ciao Giuliano. È nel lungo elenco dei prossimi contatti da... Sì, no, lui sì. Ne sa. Comunque, sì, stavo dicendo che parlavo del concetto di onorare l'animale. È interessante vedere, come aveva detto anche Ortega y Gasset, che
Cioè, il rapporto con la morte e con l'animale, essendo molto complesso e anche ritualizzato, e rientrava nel discorso dell'onorare la carcassa. Cioè, Alfonso che diceva che lui onora l'animale mangiandolo e cucinandolo bene. Poi c'erano anche persone, non so, sicuramente ricorderai il grande Franco Perco che parlava della tradizione Ecco, mitteleuropea. E di tutto quel raccontaci rituale qual è il lungo e consiglio. articolato che avevano per onorare l'animale, che era abbastanza interessante. Sì. Onorare e rispettare comunque l'animale anche dopo, prima e dopo l'abbattimento, ecco. Sì. Perdona Giulia, ci siamo sovrapposti. Franco Perco, l'hai conosciuto tu? Sì, l'ho conosciuto e la cosa incredibile è che io ero andata al funerale del fratello Fabio con mia sorella, e per sbaglio, quando siamo andati all'Isola della Conna, c'era una commemorazione per quanto riguardava il funerale del fratello Fabio. E dopo qualche mese ho conosciuto Franco e ci ho fatto amicizia. Sì. Sì, è un peccato alla fine che c'era ancora tanto da dare al mondo. Lui mi Assolutamente. aveva. No, io non ho avuto la fortuna, ma tutti ne parlano sempre È una in persona, maniera fantastica. è una specie di Aldo Leopold italiano, detto in maniera, ecco, Penso che sarebbe contento del paragone. sì. E, rimanendo su queste tematiche, chiaramente, no? Il titolo della nostra puntata è appunto evitare la polarizzazione di questi discorsi. Tematiche che appunto molto spesso creano divisioni e per le quali poi a livello pratico, politico, amministrativo, gestionale non si riesce a prendere delle scelte. Un caso emblematico, conosciutissimo, ne parli anche tu nel libro, è quello famoso dello scoiattolo grigio, che sicuramente è più famoso da voi, ma che ormai è diventato un problema anche qua da noi. Tu sei riuscita a capire come mai è così difficile prendere delle scelte quando la soluzione è così facile, tra virgolette, insomma? Beh, penso che il problema sia legato all'impianto normativo italiano che lascia in questa specie di indeterminazione sguazzare persone che sono contrarie a qualsiasi tipo di gestione. Per esempio, il controllo dello scoiattolo grigio in Italia è stato fermato a causa di procedimenti giudiziari che poi con i tempi del sistema italiano hanno fatto sì che fallisse tutto il progetto e quindi adesso lo scoiattolo grigio si sta diffondendo, sta portando all'estinzione lo scoiattolo rosso e paradossalmente si deve eliminare molti più scoiattoli grigi che non quanti se ne sarebbero potuti eliminare se ci si fosse limitati a fare il controllo all'inizio. Quindi alla fine è stato un danno totale. Il fatto è che Questo è un esempio perché di animali così ce ne sono tantissimi. sì. Purtroppo, beh, lo scoiattolo grigio è anche collegato al discorso delle caratteristiche enotecniche, per cui un'associazione magari animalista riesce a fare più prese in una campagna se fa, come dire, campagna sullo scoiattolo grigio, no? Metti che lo scoiattolo grigio è molto più carino, per Come esempio, del Disney ama. pappagallo rosso, e quindi sì, tanti si sono opposti, nonostante comunque le associazioni protezionistiche erano state invitate a discutere all'inizio del piano di gestione facevano parte anche del processo decisionale, e tant'è che in Italia l'eliminazione sarebbe stata potuta, si poteva eseguirla insomma in maniera molto più umana che non in altri stati, come per esempio Inghilterra. Sono un po' più pragmatici in Inghilterra Sì, quando c'è semplicemente armati di fucile e via. sì. Ma Dobbiamo resistere, dobbiamo resistere. C'era stato un problema non simile perché non aveva un similare, però dal punto di vista dei fastidi per gli ambientalisti, anche con i tassi da voi per la tubercolosi, se non sbaglio. Sì, perché sono reservoir della tubercolosi bovina e ci sono ovviamente delle campagne che si oppongono all'abbattimento dei tassi, però non so quanto effetto abbiano, Come onestamente. dice Giuliano, qui entriamo nel livello di pucciosità, lo chiamo io, no? Più un Sì. animale è puccioso, e più Il è facile da coefficiente difendere. Disney.
Il granchio blu ha un coefficiente Disney molto basso, se non negativo. Ha ragione, però. Ha ragione. Poi c'è qualcuno che trova bello l'ibis sacro, io non so come faccia, però anche lì. Io speravo che lo trovassero come brutto, e quindi sarebbe stato forse più facile contenerlo. E invece vedo che sta facendo la fine di tutti gli altri nocivi. A parte le battute, c'è qualche capitolo, qualche momento del libro che ci terresti tu personalmente, magari a presentare, perché è particolarmente motivo affettuoso da parte tua o significativo, emblematico, ecco, per il libro? Ti lasciamo senza problemi, ecco, o se vuoi dire due parole, ecco, Qual è il su. tuo capitolo preferito? E beh, io cadi facilmente su quale sia. No, dai, Quello di in realtà Alfonso. non è stato. Aspetta, che io con i nomi nella memoria, no, sono scarso. Non è Io ho stato un'altra curiosità poi, eh. quello Comunque, il mio del. capitolo preferito ovviamente è quello di mia nonna. Io Ok. l'avevo capito. La mia curiosità nel frattempo che Marco si Ok. prepara riguarda il capitolo quello dell'attività venatoria. Con quale poesia hai deciso di introdurlo, quel capitolo? No, c'era un estratto da un libro di Sjöberg, se non erro, che si chiama L'arte di collezionare le mosche. E credo sia quello o un altro, adesso non me lo ricordo. Ah, vediamo se riesco ad aprire il libro e vedere perché non mi ricordo. Adesso, C'entrava qualcosa su. lo trovo il titolo del Marco, capitolo. guarda tu. Dimmi. Mi sei Guarda bloccato. tu, hai il libro lì. Sì. Dimmi cosa cercavate. Il capitolo dell'attività venatoria di Giulia, con quale Quello poesia sì. o estratto lo apre, insomma. Caprioli, cervi secca, lasagna e ragù. Ah, non riesco a muovere il Kindle, È il si è bloccato. 15°. Con quale inizia? Con che cosa? Con quale poesia? Con quale estratto? Ah, la Con citazione è cosa? molto bella, adesso te la leggo se vuoi. È Quella quello di cercavamo. Sjöberg, vero? Friedrich Sjöberg, che parla della... Sì, perché è Sì. abbastanza criptica come introduzione, secondo me. Tratta da Perché ci ostiniamo, che dice: la buona educazione Ah, era perché impedisce. ci ostiniamo, se non era l'arte di collezionare le mosche. Esatto. Sì. Dice: la mia buona educazione mi impedisce di chiamarla ipocrisia, anche se ogni volta che sento mettere l'utile davanti al dilettevole mi vengono in mente quei cacciatori che si ostinano a definire la loro passione come essenziale cura della fauna selvatica e non come riflesso del radicato bisogno umano di eccitazione e trionfo. Onore alla scienza, ma è la savana che affascina e attrae. Adesso, io l'ho interpretata alla mia maniera, tu probabilmente sicuramente hai scelto i tuoi motivi, però io mi ci sono Come ritrovato l'hai molto. interpretata tu? Ma che c'è questa antitesi all'interno dell'animo del cacciatore e del mondo venatorio in sé, che è nel capire perché si va a caccia, ed è tra vari significati, tra un impulso interno, interiore, che effettivamente abbiamo noi che va a caccia, un sentimento che probabilmente altre persone non hanno, e una giustificazione, se vogliamo, tra virgolette, che ci diamo nel trovare un'utilità. Che può essere mangiare quello chiaramente che preleviamo o dargli un significato Sì. etico, Sì, salutistico, diciamo, come nel caso del esatto. tuo capitolo in cui si dà un'utilità sociale, ecco, la caccia. Esatto, riprende in un certo senso il rapporto difficile dell'uomo con gli animali e con la morte che ho espresso citando il filosofo Ortega y Gasset, e poi riprende anche The Hunting Hypothesis, che è un libro scritto da Robert Hardray. Che poi alla fine non sono riuscita a trattare perché era troppo lungo il discorso, però è secondo me un argomento interessante. Ti rispondo alla domanda di prima, adesso non ho trovato il titolo, però è quello di Spartaco, il capitolo che mi è piaciuto di più, è questo personaggio, insomma, dello zoo di Roma che hai conosciuto tu. Chiaramente quello sulla caccia mi è piaciuto, però ecco, è un mondo che conosco. Invece io ho trovato un mondo che non conoscevo, mi ha colpito molto anche questa spiegazione che avevi fatto anche sui social di come siano cambiate le strutture degli zoo e questo rapporto, lui, questo studio che aveva fatto con i primati. Era molto interessante da questo punto di vista. Spartaco, sì, è una persona molto, come dire,
intelligente. La cosa incredibile è che se tu vuoi sapere qualcosa sullo zoo di Roma dal punto di vista storico, è la persona migliore per fare domande. Non c'è nessuno che non sa, che sa le cose al suo livello, non esiste. E la cosa incredibile è che lo zoo di Roma potrebbe essere valorizzato per la sua storia, e invece e questo non avviene. Per esempio, c'è una struttura che è la cupola, quella di De Vico, che è stata antisegnana rispetto a, come dire, questo tipo di cupole di voliere per altri zoo, perché lui ha riflettuto su come volano, come dire, senza, come dire, angolo retto, ma in questa maniera, no? Sì, e quindi ha pensato che fosse la struttura migliore, anche resistente e tutto. E questa idea poi è stata copiata in altri zoo, che sono riusciti a poi a valorizzare dal punto di vista architettonico le loro strutture. E la cosa che mi ha stupito, adesso non mi ricordo quale zoo, forse quello di New York, dei Bronx, però mi sembra che sia quello che dice di avere inventato quella struttura per primo, non lo so. Però insomma, non riusciamo a valorizzare, perché abbiamo la memoria corta, anche perché siamo troppo orgogliosi, non riusciamo a valorizzare la nostra storia. E poi anche i panorami di Hagenbach, per esempio, uno dei pochi che si può vedere adesso, è parte del panorama glaciale. E quando tu vedi le foto di com'era lo zoo di Roma all'inizio, rimani scioccato. Dici, cioè, abbiamo perso tantissimo, però alla fine, secondo me, il problema è appunto questa specie di sacenza degli ultimi arrivati che pensano sempre di fare le cose meglio di quelli prima, però alla fine si dimenticano di cosa è stato fatto prima. E questo è il concetto detto proprio male che ho espresso nel capitolo della. Questa voglia per forza di cose, ma lo si vede in tante aziende italiane, questa voglia di chi arriva dopo, per forza bisogna modificare per lasciare un'impronta. Sì. Questa voglia di vedere che si è passati, quando in realtà magari andava benissimo, se non meglio, quello che c'era prima. Il capitolo dello zoo, peraltro, è interessante perché ci sono delle persone che propongono l'idea che esista una visione del rapporto tra uomini e altri animali che sia teleologica, che vada verso una direzione di maggiore cura, maggiore protezione, no? Invece il capitolo dello zoo è la dimostrazione fisica proprio concreta che il rapporto dell'uomo con gli altri animali è ciclico e dipende dalle circostanze. Infatti io sono per la teoria della pancia piena, ovvero che io probabilmente come cacciatore sono nell'epoca più sbagliata. E gran parte del comportamento di questi detrattori è dovuto semplicemente dal fatto che hanno avuto la fortuna di essere nati in un paese sviluppato con la pancia piena, e quindi vedono il mondo animale o una parte o quello che credono che sia il mondo animale in una certa maniera. Se fossero nati probabilmente 50 anni fa o in un altro paese meno fortunato, non la vedrebbero alla stessa maniera. Ecco, quindi. Sicuramente questo è perché si è persa, scusate, si è persa pure la teoria che diceva prima Giulia, che la storia ci insegna, sembra che non ci insegni più nulla da tutto sì, questo. Perché siamo meglio di quelli venuti prima, ma poi ci siamo dimenticati cosa hanno fatto quelli venuti prima e che idee avevano. Comunque, un argomento anche cruciale del libro, che appunto nel capitolo chiave, quello di mia nonna, parla del fatto che adesso con la rivoluzione verde, il cambio del sistema produttivo, quindi intensificazione della produzione alimentare, c'è stato uno shift nella popolazione umana e tantissime persone che una volta magari si occupavano direttamente di produzione alimentare e abitavano nelle campagne, adesso si sono spostate nelle città. E ci sono tante persone, io faccio sempre l'esempio cittadino di Roma che abita l'appartamentino col cane, no? Che ha questo concetto della fauna, che in realtà è l'estensione del rapporto che lui ha col cane, cioè lui vede il suo rapporto col cagnolino come rappresentativo di tutta l'animalità, invece una persona che lavora nella produzione alimentare, che ha esperienza delle varietà del mondo naturale, no? Dei rapporti di predazione, parassitismo, competizione e di tutto ciò che avviene in natura,
e anche di quanto sia difficile produrre, si rende conto che la relazione con l'animale è molto più complessa. Assolutamente, sì, c'è un problema di distanze sia fisico che soprattutto per chi vive nelle grandi città non c'è più, ma anche proprio come dicevamo prima di saccenza, non c'è neanche l'umiltà di dire è una cosa che non conosco, non posso farmi necessariamente un'idea, ma l'abbiamo visto su tante cose, il Covid su tutte, no? Ma non so, io non penso solo, non solo negli animali, nel rapporto con gli animali oppure quelli che, da produzione, anche quello che diceva Giulia, per una persona che abita in una città, è grave che pensino che per esempio un cocomero possa crescere su un albero, cioè non sanno nemmeno, non solo riguardo l'aspetto degli animali, ecco, anche proprio dell'agricoltura, non conoscono, non sanno e sono saccenti. Sì, Sì, c'è una e anche distanza il fatto fisica. che la maggioranza delle persone abita nelle città fa sì che comunque abbiano un peso dal punto di vista decisionale. E quindi se manca esperienza diretta con gli animali, come quando si produce, e poi comunque persone che rappresentano la maggioranza decidono anche per quelli che abitano in un ambiente rurale che si occupano direttamente della produzione alimentare. Però nel libro dico anche un'altra cosa, che c'è un fenomeno interessante a cui stiamo assistendo, che è il fenomeno dell'urbanizzazione della fauna, e questo ridisegnerà i rapporti dei cittadini, di quelli che abitano le città, con gli animali. Per esempio, il problema cinghiali, e poi ci Gabbiani, saranno piccioni. problemi di animali che magari una volta erano visti. Per esempio, se andava allo zoo per vedere i cinghiali, erano affascinanti, adesso si vedono come un problema. E quindi continuano a aumentare gli animali che si spostano nelle città, perché nelle città la città è sostanzialmente un nuovo tipo di habitat nel quale ci sono tantissime risorse trofiche e quindi tantissimi animali si stanno spostando. Se voi andate a vedere, per esempio, l'archivio di Repubblica, trovate cose veramente affascinanti. Per esempio, una volta non c'erano gli stoni europei a Roma all'inizio del Novecento, e adesso è impossibile non pensarli, questi, come dire, stormi immensi, sembra che facciano parte della città da secoli, e invece è un fenomeno abbastanza recente. O anche i gabbiani, una volta non se ne vedevano di gabbiani a Roma, È cioè pieno. tutti gli animali si stanno spostando nelle città e questo avrà degli effetti perché appunto sta aumentando il problema delle malattie infettive, delle zoonosi, quindi assisteremo a come evolverà il rapporto uomo-animale in seguito a questa urbanizzazione della fauna. E qui per riflettere ci come dire, colleghiamo al discorso fatto degli zoo, ovvero un rapporto ciclico. Assolutamente. Sì, purtroppo la sensazione è che comunque rimarrà abbastanza polarizzato come rapporto, non equilibrato e neutro come dovrebbe essere, però perlomeno ci riporterà un po' più sul concreto. Ti faccio un'ultima domanda e dopo, se non avete altro da aggiungere, possiamo salutarci che siamo giunti con i tempi e al termine della nostra puntata. Ricollegandoci al tema principale delle nostre dirette, che è quello della comunicazione. Ti faccio quest'ultima domanda. Visti i tanti settori, quello della caccia, quello dell'allevamento, mettiamoci di zoo, o tanti altri che vivono a stretto contatto con la fauna, ma che hanno tanti detrattori, non so se in Inghilterra è così, in Italia non è così, non c'è una comunicazione comune, un'unione di intenti nel voler creare una cultura comune sulla fauna, come dicevamo prima, che manca nel cittadino. Avrebbe senso investire, secondo te, da questo punto di vista, insieme come associazioni, per Penso che sia esempio? impossibile perché sembra innato in Italia quello di mettersi i bastoni tra le ruote e litigare per le virgole. Quindi immagino che una cosa del genere, magari all'inizio sarà piena di entusiasmo, ma poi si litigherà subito all'italiana perché è una cosa che ho visto accadere in vari ambienti e quindi non lo so. Sicuramente provare non guasta. Sì, no, beh.
Chiaramente è la risposta che mi aspettavo, purtroppo in Italia così difficile dopo fare le cose. Ma è meglio magari fare un'associazione o un gruppo come state facendo voi, che fa divulgazione e non state lì a, come dire, coinvolgere mille persone che poi alla fine sono sempre due che fanno, gli altri che guardano. Marco, dobbiamo continuare così e resistere, piano piano. Con l'educazione, come fa Giulia spazio, quando risponde. È vero, Giulia. È simpaticissimo. Molto volentieri. Parla. È bravo anche, è un bravo relatore. Ottimo, allora ce lo introdurrai così poi lo possiamo intervistare volentieri. Sì, certo. Niente, Giulia, siamo giunti in conclusione. Io ti ringrazio ancora una volta per aver partecipato. Ricordo a tutti quelli che sono rimasti incuriositi che il tuo libro Salvare gli animali lo possono trovare ovunque, oggigiorno con internet è facilissimo, da Amazon o comunque anche in libreria si può trovare, e quindi ben venga. Grazie anche Azzurra. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata. Buona serata, ciao.